Secondo me è quello la prefazione di quello che si dice. Muoviti! Asset tocca. Qui, qui, Marco. Marche, mettete qua che sto più comodo io della... Robertone. Marche. Ma guarda qua. Guarda la gente che guarda ci sta. Guarda quante pecorelle. Mamma mia. Quando pure va, Tutti per te stanno qua. Non è che devi dire, oh, ma quanto è bello vivere così sulle spalle dei... Mamma mia, dillo a me. Io vivo sulle spalle tue, pensa un po'. Fantastico. Ma il cameriere? Si è scordato che fa il cameriere per lavoro? Bancotto! Salve! Eccolo qua. Bancotto! Vino? No, che vino, no! Allora, po' d'acqua vogliamo fare? No, ne... Allora c'ho del pane caldo caldo che è appena sfornato, ve lo porto a tavola? Bancotto, fammi la cortesia, per prima cosa state zitto che ci sta a fare una capoccia così, va bene? Poi senti un po', io e Marco volevamo mangiare un dolcetto, ma che ci consigli? Sentite, abbiamo tutti i dolci tipici, però abbiamo anche le torte, va bene? Abbiamo torta a mirtilli, torta alle mele, torta al limone, torte alla banana... Ok, portami un assaggino di tutti i tipici dolci, capete? Così facciamo anche le foto. Sì, sì, così facciamo pure due foto, sì, sì, sì. Dai, però frigati. Devono essere quelli buoni, freschi, faccia il favore, perché sennò Marco come si stranisce, perché sennò quello chissà che te può... Ma questa chi è? Allora? Sì, sì, tutto bene. Abbiamo ordinato dei dolcetti, no? E una carellata dei dolcetti, siamo ordinati. Però se può accelerare un po' in cucina, perché c'è un po' fretta, c'è da fare, a Marco, sì. Guarda, se volete vi porto anche il conto insieme ai dolci, così accorpiamo i tempi e facciamo prima, va bene? Cosa? Ma che sta a dire questo conto? Ma che te sei impazzita, oh! Il conto! Il conto! Ah, ma non sa... No, ah, ma non mi conosci? Ma figurati! Baby, mezzo milione su YouTube, non so se ci capiamo. Cioè, posso letteralmente metterti a soqquadro il locale solamente con una review, quindi... Ah, ma forse non mi conoscevi, quindi... No, in realtà io ti conosco, ma non capisco perché non dovrei farti pagare. Oltretutto avete preso vini, piatti migliori, quindi insomma... E un'altra cosa non capisco, è il motivo per cui tu dovresti farmi chiudere. Ti sei trovato male? Di' la verità. No, no, ci troviamo bene, ma loro, quelli che stanno fuori, che mi stanno aspettando, non sanno come sono stato. Quindi posso letteralmente dire il contrario. E il prezzo di questo pranzetto, se possiamo dirlo così, lo paghi tu con la tua posizione di lavoro. Se, a meno che non è gratis. Tu sai che sei un essere, a dir poco, squallido? No, perché, caro mio, ti devo dire una cosa che forse non capisci. Vai. Che puoi avere tutti i follower che vuoi, ma se nella vita non sei stimato, tu non vali niente. Guarda che la vita vera è quella che viene raccontata sui social. Certo. E ricordatelo. Vabbè, senti, fanculo i dolci. Andiamo a fare due foto con i fan. Sì, famosi. Ciao. Sì, complimenti. Ciao. Grazie. Sì, su mezzo milione, quindi niente. Sì, ma tu non capisci che in questo momento il tuo video è virale. Cioè, sei la persona più insultata nella storia del web. E continui a perderli, bravo. 20.000, 30.000. Oh, mamma mia, che palle che c'è sta a fare. Ma lo sai come funzionano queste cose, no? Si protestano per qualche settimana, poi le cose si tranquillizzano e Marchetto si rivia tutti i suoi followers. Ma che stai a dire? Che sto a dire? È così, A parte che non calcoli una cosa, che se perdi 50-80.000 follower, bisogna rivedere tutti i contratti con gli sponsor e sicuramente paghi anche qualche penale. Poi il punto non è questo. È che non è la prima volta che vieni criticato perché sei arrogante, sei rispettoso. Questa volta non la butti in caciara. E tu non lo spalleggiare perché hai sbagliato quello che fa. Che dovrei fare? Devi chiedere scusa. A chi? A tutti. Alla bimba del locale. Ma alla bimba del locale. Tu prendi una persona a caso e chiedi scusa, tanto lo sbagli. Anche perché, che ti ho detto sempre? Essere stimati nella vita vera ma è molto più importante che essere popolari sui social. Tanto i social riflettono quello che tu vuoi far vedere. Mentre invece la considerazione che la gente ha di te realmente qualifica quello che sei. Perché sono le azioni che ci qualificano. Davvero? E se tu tratti le persone come se fossero niente, alla fine tu stesso sarai niente.
Vabbè, ho capito, Marche, va. Andiamo a fare una storia dove chiedi scusa qua a pulciara lì, alla proprietaria del locale. Ah, andiamo. Vabbè, venga anch'io. Guarda un po' chi si rivede. Peccato che questa volta non vi servirò nulla, a meno che non paghiate in anticipo. Non vogliamo un tavolo, cara. Sono qua per il video, anzi. Scusa? Il video, quello che mi sta distruggendo l'immagine. Chi ha messo quel video là? Sta andando viralissimo. Mi state rovinando. Ma cioè, tu riesci a dormire con sta coscienza qua? Senti, da che pulpito mi viene la predica? Ma tu non eri quello che mi minacciava di farmi pubblicità? Perché così, tanto per dispetto, io ti faccio chiudere, eri tu? Senti, sarebbe bella, ma mica balli. Bella, glielo dici a tua sorella. No, te la voglio dire a te, no, va grazie. Bene? E noi non siamo due scemi, va bene? Quindi adesso fai una bella cosa, fai un video dove vedi che Marco ti chiede scusa, ok? Che sta bello tranquillo, e così noi sistemiamo tutte le cose così e stiamo tranquilli tutti quanti, va bene? Ma che stai a dire, Roberto? Siamo venuti qua per fare delle scuse sincere, così Marco capisce come si deve comportare. Signora, mi scusi, sono veramente mortificato. Sono incompetenti, sono incapaci. Certo. Ma da che parte stai? No, dalla vostra. Anche perché io credo nel mio lavoro, quindi da domani voi vi trovate un'altra gente. Perché la mia passione non la spreco con cafoni come voi. Dai, ma senti questo, Senti, quando ce voce voi. Ma che ce vo? Famo una cosa, che tanto quello che può far lui lo faccio io, lo faccio pure meglio. Bro. Quanto a te, bella mia, a tua bella sorella, mia, cerca di darti una mossa, sennò qui va a finire male. Sono stato io a diffondere il video. Ma che così come adesso sto facendo una diretta per questa vostra bella farsa, che però questa volta non ha avuto effetto. Ma è uno di quelli là che vuole fare fama con le sue spalle. No, assolutamente no, io ritraggo soltanto la realtà per come è fatta. Lascio al pubblico l'onere di decidere chi sono i loro idoli. Puoi avere tutti i follower che vuoi, ma se non sei stimato nella vita, non vali niente. Oh, io gli ho detto la stessa identica cosa. Ma tu dai, ma quando fai stasera? Partito il video dei gatti, vabbè, ma, la sua espressione, ma sta situazione come cazzo la sistemiamo? Si è sceso, si sistemerà. A 150.000 follower, meno della metà stiamo. Ma che ne so, guarda. Si sistemerà con il tempo, ma voi dovete imparare che i modi sono importanti, qualunque sia il vostro ruolo e il vostro lavoro. Ok? A proposito di lavoro, io sto cercando un manager. Scusi, e da quello che ho visto mi sembra una persona adatta a valorizzare il mio lavoro. Sono io il manager. La prima cosa è che mi sta fermo quando parli, che altrimenti la gente guarda male. Va bene, sto fermo. Ma immobile. Che cosa devo capire da sta storia allora? Che siamo tutti dei santarellini, che dobbiamo fare? No, bello. Santi magari anche no. Acceso, Però almeno un po' più rispettosi. E riconoscenti magari verso tutti coloro che ci permettono di fare la vita che facciamo e magari di avere anche successo. Eh sì, perché non ci sarebbe un talento da esibire senza qualcuno che ce lo possa applaudire. Già. È tempo di Coccolomoli! Ma che c'entra Massanato? No. Grazie a tutti, spero che questa storia vi sia piaciuta. Condividete la diretta per lanciare un messaggio di speranza. E fa che se siamo capiti. In goi! La Genova sparecchia, dai, sparecchia!